Buon pomeriggio, benvenuti alla conferenza post-gara di Spal Cremonese, 38 ⁇ giornata di Serie BKT 2020-2021. Iniziamo dalle domande con Davide Suattin, tutto mercato web, estense.com. Buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio mister. Partiamo dalla fine, è arrivata una vittoria che ha contribuito solamente a far aumentare il ramarico per l'obiettivo sfumato. Cosa ci può dire? Che c'è grandissimo rammarico perché purtroppo il destino non era più nelle nostre mani, noi dovevamo cercare solo di vincere la gara e sperare naturalmente negli altri campi. Eh, così non è stato e quindi il rammarico è doppio perché eh, nelle settimane precedenti insomma, quelle battute a vuoto non ci hanno permesso poi di poter gestire. Le ultime, le ultime gare che sono state sicuramente positive, hanno portato 6 punti, ma purtroppo nella questione classifica Vulsa, eccetera, eccetera, purtroppo ci vede, ci vede noni. Ecco, secondo lei la Spaldo ve l'ha persa la possibilità di andare ai playoff? È, è la somma di un campionato, eh, dalla prima giornata alla 38esima, non c'è un momento. Uh, quindi io posso naturalmente fare un, dare un giudizio per quelle che sono state le mie nove gare. Sapete benissimo le difficoltà che c'erano, uh, non solo dal punto di vista psicologico, ma soprattutto dal, dal punto di vista dell'organico con uh, tanti uomini infortunati. Eh, purtroppo abbiamo perso subito Vicari nella prima partita col Cittadella, e in seguito erano già fuori Asenzio e Paloschi. Poi si è rifatto male Tomminello, poi abbiamo avuto Floccari fuori eh, per 15 giorni. Abbiamo perso nel momento più bello, più esaltante della, del, dopo le prime quattro partite con il mio arrivo qui a Ferrara: Vicari e Viviani e quindi in quel momento purtroppo abbiamo perso quelle tre gare che bastava un solo punticino che ci permetteva comunque di raggiungere l'obiettivo minimo poi sappiamo che i playoff si azzera tutto eh, però ormai è andata eh, ci lecchiamo le ferite e ripeto l'analisi va fatta su, su tutto il campionato non, eh, proprio perché sono 38 partite, 38 tappe, ogni tappa dà qualcosa e quindi questo gruppo, questa squadra ha dovuto affrontare tante difficoltà, non ha trovato quella continuità che ti permette di stare sempre in alto. Ripeto, fermo restando, che ho trovato un gruppo di grandissima disponibilità. L'ho detto, si sono impegnati al massimo, ma delle difficoltà c'erano, erano inevitabili, a volte psicologiche, a volte tecniche, a volte di condizione soprattutto in alcuni elementi chiave e questo credo che poi nel finale la Spalla l'abbia pagata rispetto a Chievo e soprattutto Brescia che proprio poi negli ultimi tre mesi ha recuperato tutti gli effettivi e che gli ha permesso naturalmente di... Di recuperare punti e di entrare all'ultimo soffio nei playoff. Mauro Malagutti, il resto del Carlino. Un pomeriggio, prego. Buonasera, mister. Buonasera, Rastelli. Buonasera. Eh, le chiedo cosa si aspetta adesso lei eh, dal futuro? Diciamo era venuto qui con, con una missione, non è andata per classifica vulsa, come pensa che continuerà la sua, il suo discorso con la Spal? Ma naturalmente in queste nove gare la squadra ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi, eh, quindi quasi il 50% delle vittorie, ripeto, con un organico soprattutto in determinati ruoli eh, praticamente in grande difficoltà e una media di 1,50 punti a partita una proiezione sui 59 punti finali, quindi comunque noi abbiamo cercato io e tutto il mio staff, che naturalmente ringrazio, di cercare di raggiungere l'obiettivo, ma soprattutto di dare tutto noi stessi. Questo l'abbiamo fatto, poi quello che è stato il nostro lavoro naturalmente va, va giudicato dalla società. Eh, mi sento di dire che mi piacerebbe poter continuare a lavorare qui, perché comunque devo ringraziare la società che mi ha cercato. Mi ha permesso di allenare una, una società storica, una piazza di grandissima tradizione e quindi il rammarico è doppio proprio perché volevo comunque almeno raggiungere l'obiettivo minimo per poi cercare di arrivare in Serie A. Questo non è successo e quindi, ripeto, mi auguro che il lavoro che è stato svolto possa essere apprezzato dalla società e che ci si possa sedere per poter eventualmente ricominciare dall'inizio. Eh, potendo programmare, potendo confrontarci, eh, però, in questo momento capisco che il rammarico è di tutti, c'è grande delusione. Eh, però, a bocce ferme, magari si potrà parlare con più serenità. Eh, L'altra cosa che le volevo domandare riguarda un pochettino, eh, così diciamo per come andate. Do dove l'avete persa, secondo lei? A Brescia forse? Sì, sì, è stata la gara dove. Abbiamo cercato comunque di essere propositivi, di non rinunciare mai e magari non perdendo quella mantenevi quei punti di distacco dal Brescia che naturalmente per loro sarebbe diventato difficilissimo raggiungerci. Eh, però il rammarico per me più grande è la partita col Frosinone, dove comunque avevamo fatto una partita molto accorta, molto attenta, molto di concentrazione veramente avevamo concesso pochissimo è bastata una piccola sbavatura che ha permesso al Frosinone di andare su in vantaggio e noi poi presi un po' dall'ansia dalla frenesia e forse anche dal peso delle due sconfitte precedenti non siamo riusciti a fare quel punticino che ci avrebbe permesso oggi di, comunque di festeggiare l'entrata nei playoff Alessio Duatti la nuova Ferrara buon pomeriggio prego buon pomeriggio mister eh, insomma, ha manifestato la volontà di rimanere a Ferrara, se ce ne fosse la possibilità, le chiedo se sono previsti degli incontri con la società, magari anche nell'imminente. E se rimanesse qui, da cosa ripartirebbe? Dai giovani della Spal? Allora, innanzitutto domani i ragazzi avranno giusto uno stacco di un giorno, poi da mercoledì riprenderemo gli allenamenti. E quindi comunque ci vedremo con il direttore, con il presidente, comunque staremo comunque sempre a contatto fin quando poi si deciderà il rompete le righe. E in queste settimane naturalmente ci sarà modo, ripeto, per parlare, per confrontarci, per capire quali sono le idee dell'uno e degli altri e poi gettare eventualmente le basi per una programmazione futura. Malaguti, scusa se puoi chiudere il microfono, grazie. Sì. Eh, la seconda cosa che le volevo chiedere era su Strefezza, che insomma è stato un pochino il suo uomo della fiducia che le ha dato tanto se voleva spendere qualche parola su di lui. Non ho capito, scusa. Ah, eh, eh, le chiedevo... No, non avevo capito di chi parlavi, di, chi... di Strefezza? Sì, di Strefezza, sì, okay. sì. Guarda, eh, è normale che Gabriel io lo conoscevo già dai tempi di Cremona, quindi sapevo quali erano le sue caratteristiche, dove poteva comunque essermi utile, soprattutto sapevo della sua duttilità. Eh, credo che questa fiducia l'abbia sentita, ma se l'è conquistata ancora di più giorno dopo giorno. Eh, dove l'ho messo, messo, ha fatto prestazioni importanti e nel momento di massima difficoltà, soprattutto... Ripeto, col fatto che eh, sia Senzio che Paloschi e Tomminello comunque stavano cercando di raggiungere una, una condizione accettabile, eh, lui e Floccari sono stati quelli, soprattutto con, poi con l'infortunio di Valotti, lui e Floccari sono quelli che si sono presi un po' tutto il peso dell'attacco. Quindi è un ragazzo che ha delle doti importanti, non può far altro che crescere perché comunque è giovanissimo e credo che per la Sparal sia una risorsa importante. Alberto sì. Benazzi, Radio Dolce Vita, buon pomeriggio, prego la domanda. Buon pomeriggio, buon pomeriggio mister, buon pomeriggio mister Rastelli. Eh, io le chiederei se vuole, visto che ormai la stagione si è conclusa, se la sente di fare qualche menzione al merito nel suo gruppo, qualche giocatore che l'ha, diciamo, in qualche modo agevolata nel suo lavoro e che lei ha sentito ha speso il massimo per arrivare a questo risultato. Guarda, non c'è un solo giocatore che io... Eh, non potrei menzionare per, perché hanno dato veramente tutto. Ripeto, poi ognuno, soprattutto quelli che magari eh, non sono riusciti a rendere per quelli che erano le loro reali potenzialità, ma mai volutamente, perché ci sono stati degli aspetti psicologici che altri sono riusciti a superare e altri invece magari neanche con la fortuna di trovare continuità. Eh, a corrente alternata sono riusciti a dare quello che potevano, però sotto l'aspetto dell'impegno, della dedizione, della disponibilità, eh, ripeto, a questi ragazzi ho poco da imputare se non, ripeto, eh, in alcuni frangenti che non sono riusciti a dare quello che potevano, ma là è andato al di là del, ripeto, della, della volontà di non voler rendere. A volte in un campionato, in una stagione, in una partita si entra a volte in un tunnel dove è difficile uscirne. Chi magari ha sentito un po' il peso della responsabilità naturalmente non è riuscito a dare il meglio di se stesso. Ecco, adesso ormai come si dice a bocce ferme le farei una domanda più di colore, diciamo. Lei ha manifestato diciamo, il desiderio, l'intenzione di poter continuare a seguire la spalla. Ecco, come si è trovato a Ferrara? Come si è trovato nella nostra città? No, ma benissimo, ti ripeto... Era una di quelle società che speravo un giorno mi potesse chiamare, perché so della serietà, eh, del fatto che comunque eh, è come se fosse una famiglia, naturalmente pretendono perché ti, ti, ti danno tutto per, per lavorare bene, quindi io credo che ci siano veramente le condizioni ideali e, ah. per un allenatore. Eh, è normale che in questo momento per me c'è grande delusione, perché... Ero convinto di, ripeto, di raggiungere almeno l'obiettivo minimo che la società mi aveva chiesto, e quindi, naturalmente, in città, anche se ripeto, ho passato eh, 18 ore su 24 al centro sportivo. Quindi, l'ho vissuta pochissimo se non in qualche sporadica passeggiata, soprattutto in questi giorni che siamo stati un po' in ritiro però so che è una bellissima città dove c'è una grande qualità della vita e quindi non potevo chiedere di, di meglio insomma, da questo, eh, nel poter rientrare nel calcio. Eh, ripeto, mh, purtroppo le cose non sono andate come, come, come speravo per quanto riguarda naturalmente il risultato sportivo. Grazie. Filippo Vendemiati, RAI Regione Emilia Romagna, prego. Sì, buongiorno, mister. Eh... I numeri sono impietosi e il campionato della Spagna alla fine è un campionato fallimentare perché non ha raggiunto l'obiettivo minimo. Eh, lei giustamente prima eh, si è soffermato di inquadrare tutto l'arco del campionato, non i singoli episodi. Ecco, allora io la farei riflettere un attimo sul fatto che eh, lei che è stato un ottimo attaccante ha dovuto... Eh, in alcune partite schierare una formazione anche senza attaccanti perché erano infortunati, oppure li ricordo che in gennaio sono stati acquistati sul mercato due attaccanti e uno non ha mai giocato e l'altro è stato fastidiato dagli infortuni. Forse un punto in più con due attaccanti di categoria, non dei fenomeni, oggi non saremmo qui a chiudere in modo molto malinconico questo campionato. Ma guarda, io quello che è successo prima del mio arrivo naturalmente non posso dare un giudizio. Io... Sono venuto con grande entusiasmo, con una carica incredibile eh, e quindi non mi sono, ma questo ve l'ho detto e credo che la, voi l'abbiate anche percepito, non mi sono mai posto veramente il problema eh, di chi c'era, di chi non c'era, degli infortunati, ho cercato veramente di tirar fuori il meglio dall'organico che avevo in quel momento a disposizione e credo che eh, per gran parte delle ultime nove gare l'abbiamo fatto, qualche partita o qualche spezzone, qualche... Eh, scampolo di, di, di partita sicuramente non ci siamo riusciti però quello che ripeto è successo poi prima del mio arrivo naturalmente non posso dare un giudizio ecco lei prima ha manifestato diciamo il suo interesse quantomeno a rimanere a Ferrara ecco io spero in un campionato in un campionato con il pubblico ecco perché quest'anno eh, gli spalti erano vuoti però le posso assicurare che eh, anche se non c'è gente sugli spalti, però il pubblico c'è ed è molto presente, in questo momento è eh, molto, molto deluso. Ecco, il sentimento prevalente dopo questo campionato è che però tutto sommato questa squadra, per motivi che possono essere tanti, tutto sommato non meritava la, quali la qualificazione ai playoff. Ma proprio per questo, ripeto, ho accettato con grandissimo entusiasmo questa, questa sfida proprio in virtù della piazza perché ci sono venuto a giocare da, da avversario, da calciatore, sono venuto da allenatore e, e so cosa, cosa sia il pubblico per, per i giocatori della, della spalla. È normale, questo è successo per tutti i calciatori di questa stagione, in tutte le categorie, ma lo stadio di Ferrara veramente il pubblico ti dà quel qualcosa in più. È in un momento eh, particolare forse questo gruppo soprattutto questo tipo di gruppo aveva bisogno del, del pubblico per dare quel qualcosa in più che in, in alcune gare non è riuscito a dare, ripeto, non per volontà ma per difficoltà oggettive. Alessandro Randino, spolino.com, buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio. Eh, mister, alla luce di quello che ci ha detto anche su, eh, sul suo desiderio di continuare questa esperienza, le vorrei chiedere fin da ora... Quanto andrebbe rinnovato questo organico per fare un altro campionato di B all'altezza delle aspettative della società? Guarda, credo che sarebbe prematuro poter dare questo tipo di giudizio, non me la sento sinceramente perché non è in questo momento, né il momento né il caso di parlare di quelli che potrebbero essere naturalmente i giocatori per la stagione futura, nel momento in cui ci sia un'unità di intenti, poi naturalmente io dirò quelle che sono le mie idee, quelle che sono le, le mie opinioni sul, sull'organico che potrebbe, potrebbe nascere da, dalle prossime settimane. E poi direttamente eh, consiglierebbe alla società di tenersi stretto Sergio Floccar in un altro ruolo. Guarda, Sergio eh, è un professionista serio, un, soprattutto un grande uomo, uomo spogliatoio che in campo ha dato non il 100%, il 110%. Uh, nel momento in cui sono arrivato io stava riacquistando un po' di condizione, ha giocato col Cittadella non al 100% facendo il gol uh, importantissimo, ma soprattutto, ripeto, negli allenamenti non uh, cede di un centimetro, sempre la parola giusta al momento giusto, quindi credo che anche per la società uh, sia un elemento preziosissimo. Da tenere, poi ripeto: eh, si faranno le valutazioni in base a chi sarà l'allenatore, in base al, all'organico, quello che sarà il suo ruolo. Alessandro Sovrani, Teresa Radio International, buon pomeriggio, prego. Buongiorno, mister. Ovviamente a questo punto è il caso di iniziare a guardare al futuro. Eh, se lei ricorda, nell'ultima conferenza stampa a cui ho preso parte la presidenza della proprietà, eh, già erano stati un po' delineati i programmi eh, del futuro. Eh, si era parlato di un ridimensionamento con l'utilizzo di eh, tanti giovani, con la cessione di giocatori importanti. Ripartendo anche da questi presupposti, ci auguriamo che poi le cose possano eventualmente cambiare nel corso eh, dell'estate. Lei accetterebbe questa che diventerebbe una sfida, in particolar modo per quelle che sono le ambizioni della città, eh, le ambizioni di chi sta attorno alla Spal, compresa la società, visto che è reduce eh, da tre anni di Serie A? Io credo che la cosa importante da dire è che nel momento in cui c'è una retrocessione e non c'è una pronta risalita, Inevitabilmente eh, bisogna stare un po' più attenti, naturalmente, al bilancio perché non, naturalmente, eh, quello che si spendeva in Serie A e soprattutto avendo contratti poi dopo la prima retrocessione in Serie B. Naturalmente, una società, qualsiasi società, ma soprattutto eh, società come la Spalla, naturalmente, non se lo possono permettere che per più anni consecutivi. Quindi, detto questo, eh, nel momento in cui ci dovessero essere le condizioni e soprattutto la volontà da parte della società di poter ricominciare da me naturalmente andiamo a gettare le basi per andare a creare eh, quell'organico che ci possa permettere naturalmente di guardare naturalmente, un occhio al bilancio e nello stesso tempo poi raggiungere l'obiettivo sportivo. Perché come ha detto lei naturalmente questa è una piazza ambiziosa, piazza importante, una piazza comunque esigente. Che negli ultimi anni eh, si è anche abituata al Gran Calcio e, e, e vuole rivederlo, quindi bisogna essere bravi a coniugare queste due cose. Grazie, scusa se puoi chiudere il microfono, grazie eh, quando lei è arrivato a Ferrara, eh, cosa le ha chiesto la società? La società era convinta che questa squadra potesse almeno puntare ai playoff come obiettivo minimo? È normale che la società eh, mi ha fatto capire che la squadra era in grandissima difficoltà e quindi il loro timore era quello che questa squadra non riuscisse ad entrare nei playoff. Quindi, ripeto, io non ci ho pensato due volte, io da, da casa, in tutte le gare che avevo visto, comunque eh, della Serie B, perché naturalmente era, eh, era il campionato che a me comunque interessava, anche se davo uno sguardo anche a qualche squadra di Serie A che magari potesse chiamarmi naturalmente ero molto attento a tutte quelle che erano le squadre di media alta classifica della Serie B, quindi eh, sapevo che comunque era un organico che poteva naturalmente puntare al, soprattutto nell'entrare nei playoff e poi eventualmente... Attraverso i playoff, andare andare in Serie A. E quindi non ci ho pensato due volte. Quando la SPAL mi ha chiamato, sapendo ripeto, perché mi avevano messo al corrente comunque delle difficoltà partendo dal primo giorno di ritiro fino al momento in cui sono arrivato. Però per me ero convinto. E, e, di riuscire a portare insomma, almeno questa squadra nella pool play-off, per poi giocarci tutto. Per, per, per poter portare, eh, riprovare a portare la squadra di nuovo nella massima categoria. Quindi proprio per questo c'è il grande rammarico perché eh, ci credevo e non, ehm, non pensavo, comunque, di trovare così tante difficoltà. Percentualmente, scusi, poi chiudo. Eh, quanto hanno influito le assenze di giocatori, e tu molto, molto importanti. Ma guarda, noi siamo stati bravi veramente a sopperire e a nascondere quelli che erano delle assenze importantissime. Non puoi per troppo tempo fare a meno di Vicari, fare a meno di Paloschi, fare a meno di Asenzio, fare a meno di Viviani, fare a meno di Valoti. Soprattutto nel finale sono giocatori troppo fondamentali. Spostano gli equilibri e non li puoi regalare a nessuno. Noi abbiamo provato eh, a rimediare, a a dare comunque, eh, anzi a non dare alibi eh, ai giocatori, cercando di convincerli che potevamo comunque nelle difficoltà ottenere dei risultati comunque importanti, però la verità è che queste assenze hanno condizionato tantissimo soprattutto il finale.